Goletta dei Laghi anche quest'anno ha voluto essere presente, 2020 nonostante il lockdown, e annunciare quelle che sono le situazioni, diciamo, dei laghi, sempre presenti. Sì, anche quest'anno dopo 15 anni Goletta dei Laghi ha voluto continuare a essere presente per il presidio del territorio, il presidio delle nostre acque dolci superficiali, quest'anno con tre novità importanti, una strettamente legata al tema del lockdown. Abbiamo dovuto cambiare la modalità di prelievo, quindi è stata prelevata le acque, sono prelevate a riva e sono state prelevate da dei volontari del territorio, ovviamente debitamente formati, e i campioni consegnati a dei laboratori certificati per le analisi. Altre due grosse novità sono le due campagne legate, una SOS Goletta, che tramite un form dedicato si può, il cittadino può in qualche modo comunicare e segnalare inquinamento dell'acqua, fiumi, laghi e ovviamente mare, legata quindi a Goletta dei Laghi e Goletta del Mare, e l'altro è un challenge, Goletta Challenge, quindi la possibilità di fare delle pulizie di piccoli tratti di spiaggia con degli amici, taggare la foto con l'hashtag dedicato e pubblicarlo sui social, entrare così nel network comunicativo di buone azioni, buone pratiche e di nuova conoscenza del territorio. Verbano e Lago d'Orta come stanno? Allora, partiamo dalle notizie buone di oggi. Lago d'Orta questa mattina, Lido di Gozzano, che tra l'altro da oggi risulta bandiera blu, due prelievi perfetti, tra un posto dove un prelievo dove vi erano criticità assolutamente risolto già da 2 anni. Abbiamo dei problemi invece ancora sul Maggiore, partiamo da quelli meno importanti, a Stresa abbiamo un punto inquinato, mentre invece ad Arona ne abbiamo 2 fortemente inquinati, tra l'altro punti storici monitorati da 10 anni, un solo punto si salva, che è l'Arlasca, che era fortemente inquinato ed è tornato invece assolutamente nei limiti accettabili. Gli altri prelievi, Verbagna e Fondotoce, assolutamente a posto. Quindi purtroppo abbiamo da risolvere 2 forti criticità, tutte aronesi. In che punto sono quelle di Arona? Il Vevera e Nassiria.